Eccoci alla settima lezione del corso sulla pubblica amministrazione e il funzionamento dello Stato, il corso che stiamo facendo per pubblica la scuola per i giovani amministratori di ANCI. Questa settima lezione è dedicata a un tema complicato e controverso, la burocrazia. Abbiamo visto che la pubblica amministrazione funziona per garantire al cittadino l'applicazione della legge. Ricordiamolo, il nostro sistema democratico si fonda sul fatto che le regole vengono decise dai nostri rappresentanti. Quindi tutti i cittadini eleggono il Parlamento. Il Parlamento emana l'espressione della volontà generale, cioè le regole di tutti, perché sono le regole volute proprio dai nostri rappresentanti e quindi diventano per rappresentazione le regole di tutti. Le regole di tutti devono essere applicate. Come vengono applicate le regole? Vengono applicate dalla pubblica amministrazione e vengono applicate dai giudici. Entrambe sono forme di applicazione ovviamente differenti, perché la pubblica amministrazione fa l'applicazione, possiamo dire, fisiologica, cioè l'applicazione delle regole nel loro naturale funzionare, mentre i giudici fanno l'applicazione patologica, cioè l'applicazione che avviene quando le cose vanno male e c'è qualcuno che le contesta o nei rapporti fra cittadini, giudizi civili o nei rapporti fra cittadino e Stato, giudizi penali o giudizi amministrativi. Ora la pubblica amministrazione deve applicare la legge secondo i due parametri che abbiamo già ricordato dell'articolo 97 della Costituzione, quindi imparzialità e buon andamento. Queste sono le garanzie per far funzionare le cose in maniera regolare, efficiente, efficace, ma soprattutto senza privilegi questo perché perché dobbiamo ricordare che prima prima della pubblica amministrazione imparziale c'era il sistema della monarchia assoluto cosa succedeva nel sistema della monarchia assoluto una cosa molto semplice che il cittadino anzi il suddito perché allora eravamo sudditi e non cittadini andava dal re a chiedere il permesso per fare un'attività che ne so il boscaiolo il mm, o, o qualunque altra attività quell'attività il re o il suo rappresentante, il duca, il principe, il barone, la concedeva o meno spesso proprio per l'esercizio del suo potere sovrano unitario, quindi senza buon andamento, senza imparzialità, ma spesso per simpatia, antipatia o perché si faceva corrompere o perché era amico della persona. La caduta del sistema assolutistico invece si porta a un modello che non deve più funzionare per simpatie, antipatie e per rapporti personali, ma deve funzionare più semplicemente sui rapporti diretti, oggettivi, cioè la pubblica amministrazione è un grande ingranaggio, una grande macchina. Quando io oggi da cittadino vado a chiedere di fare il taglialegna, la pubblica amministrazione mi deve rispondere in maniera anonima, in maniera imparziale, non deve pensare io chi sono, non sono, come lavoro, se sono amico di qualcuno, deve valutare i miei moduli, deve farmi compilare le mie domande e deve valutare in maniera oggettiva se io ho o meno la capacità di fare il taglialegna. Qual è il problema? È che nel tempo l'attività della pubblica amministrazione si è molto complicata, perché si è arricchita di moltissimi passaggi. Oggi abbiamo tantissime leggi, tantissimi enti, procedimenti lunghi, quindi spesso la pubblica amministrazione non funziona ed ecco che nasce la parola burocrazia. Perché noi sappiamo che oggi per avere il permesso di fare il taglialegna devo passare attraverso la burocrazia e burocrazia oggi è diventata un termine negativo, perché è il malfunzionamento della macchina dello Stato, cioè la circostanza che lo Stato per come lavora, fa un procedimento complicato, lungo, che non riesce ad ottenere il risultato in tempi certi, ragionevoli o funzionali. Non a caso, per noi, la parola burocrazia è una parola con un connotato chiaramente negativo. È quasi un'offesa dire a qualcuno sei un burocrate, no, perché oggi se io definisco qualcuno un burocrate, penso che sia un ottuso applicatore delle regole, che non ottiene i risultati. Addirittura... È illegittima la burocratica osservanza delle regole formali. Su questo c'è una sentenza di Cassazione del 2018 che ce lo dice. Cioè applicare in maniera formale, pedissegue e pedante le regole è addirittura illegittimo. Ma capiamo come si è arrivati alla burocrazia e perché la burocrazia ha questo connotato così negativo. Il tutto è molto interessante perché, perché tutti noi... Viviamo a contatto con la burocrazia perché siamo cittadini, ma soprattutto coloro che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, come me o come i destinatari di questo corso, devono sapere che la macchina amministrativa deve funzionare in modo efficiente ed efficace, secondo i principi di imparzialità e di buon andamento, e deve cercare invece di sconfiggere quest'idea di eccesso di burocrazia che diventa soltanto il modo per rispettare formalmente le regole e non far funzionare bene la macchina pubblica. Ecco l'importanza del tema della burocrazia. Che cosa significa burocrazia come parola? Chi ha studiato greco al liceo lo ricorda perché Kratos è potere e il Kratos si mescola con Bureau, Bureau francese che significa ufficio, potere degli uffici. Ma gli uffici sono un potere? No! In sé gli uffici non sono un potere, anzi gli uffici, la macchina degli uffici pubblici dovrebbe essere la garanzia di buon funzionamento del potere. Invece negli anni questo potere, questi uffici sono così complicati da diventare loro stesso un potere, il potere degli uffici. Che quindi noi cittadini, quando dobbiamo pagare un modulo, andare a uno sportello, siamo sempre atterriti perché temiamo che manchi sempre qualcosa, possa non funzionare o ci vuole un tempo enorme. Attenzione, questo è un punto importantissimo: perché il timore della burocrazia sviluppa due effetti veramente devastanti. Il primo effetto è quello che il cittadino non si fida dello Stato. Perché il cittadino ha paura che qualunque modulo, qualunque controllo ti fa perdere tempo e non ti fa avere i risultati. Il secondo, il secondo effetto, altrettanto deteriore se non peggiore, è quello che tutto questo favorisce la microcorruzione. Dai dati che ho trovato della CGA di Mestre, addirittura si stima che i due terzi della microcorruzione sia per atti legittimi. Questo è ovviamente un fenomeno impressionante. Capiamoci, stiamo stimando un fenomeno illegale, quindi un fenomeno illegale non ha dati certi. Però l'idea che gran parte della microcorruzione, la microcorruzione che cos'è? È quando io vado dal mio amico vigile urbano affinché mi faciliti la pratica per ottenere il permesso di parcheggio per i residenti. Bene. Io ho diritto ad avere il parcheggio per i residenti, ma ho così paura della procedura burocratica, cioè ho così paura che ci possano volere settimane, mesi, anni e che debba produrre 50.000 moduli che preferisco andare dal mio amico vigile urbano e regalargli due bottiglie di vino a Natale. Ok, è una microcorruzione, anzi, forse non è neanche corruzione, essendo di modicissimo valore, ma è quel modo di pensare di noi cittadini che non ci fidiamo dello Stato e non fidandoci dello Stato dobbiamo ricorrere all'amico o al sotterfugio per ottenere un risultato legittimo. Questo è impressionante. Per questa ragione, tutti noi, e mi rivolgo soprattutto a voi studenti che lavorate nelle pubbliche amministrazioni, dobbiamo fare in modo da rendere le pubbliche amministrazioni di facile accesso, di facile conoscibilità, in maniera che il cittadino si possa fidare dello Stato e possa andare allo sportello e ottenere la risposta in tempi rapidi e certi. D'altra parte dobbiamo anche pensare a una cosa, noi viviamo nell'epoca del digitale, cioè nell'epoca del digitale noi siamo abituati a prendere un'app e a comprare alle tre di notte un libro su un'app uh, un un di Internet e lo vogliamo la mattina dopo a casa. Noi vogliamo ordinare la cena su un'app, sul computer e averla a casa fra un'ora. Quindi nel nostro rapporto privatistico da cittadini siamo abituati ad avere tutto e subito. Questo è il mondo digitale, il mondo di internet, il mondo veloce. Tutto questo dovrebbe essere trasportato nella pubblica amministrazione. Per cui quando si va allo sportello e ti rispondono passi fra 15 giorni, dopo che hai già avuto tutte quelle complicazioni per avere l'appuntamento, diventa veramente per il fa faticoso per il cittadino approcciare, affrontare questo sistema e quindi tutto questo porta alla sfiducia nello Stato, a non credere che lo Stato ti dia servizi. Andiamo con ordine, abbiamo detto burocrazia, la sua etimologia, diamone una definizione. Prendo la definizione della Treccani. Che cos'è la burocrazia? L'insieme di apparati e persone a cui è affidata a diversi livelli l'amministrazione di uno stato o di enti, cioè l'organizzazione di persone e risorse destinata alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità, imparzialità e impersonalità. Questa definizione complicata, complicata, ci fa capire che la burocrazia è l'insieme di uffici e di persone ci fa capire che è un'organizzazione destinata all'interesse pubblico, al fine collettivo e che deve operare secondo i criteri di imparzialità, buon andamento, impersonalità, razionalità e funzionalità, quindi efficacia. Quindi la burocrazia nasce come legalità, di legalità nasce come garanzia di legalità e di imparzialità. Proprio perché l'abbiamo detto, lo Stato moderno ha tolto il sistema assolutistico, le classi, i privilegi, perché ricordiamolo, nel sistema assolutistico c'erano le classi e quindi i cittadini più ricchi, più benestanti avevano delle corsie preferenziali di diritto, esistevano regole diverse, la legge non era uguale per tutti, questo io lo ripeto sempre perché oggi ci sembra scontato, la legge è uguale per tutti, la legge è uguale per tutti vale da circa 200 anni a questa parte, prima la legge non era uguale per tutti, perché? Perché esistevano diverse leggi per le diverse classi sociali, questo risale, l'abbiamo detto, fino al diritto romano. Ecco allora che diventa molto importante che la legge è uguale per tutti e che sia applicata per tutti in maniera uguale. Però che cosa accade? Accadono troppi procedimenti. Facciamo un esempio, la giustizia. La giustizia, l'abbiamo detto, in Italia è civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria. La giustizia è amministrata da personale specializzato, i giudici. La giustizia come deve essere? Rapida ed efficiente. Perché? Perché io cittadino devo sentirmi tutelato dallo Stato. Ovviamente le imprese nel loro operare economico devono avere un tempo certo di risposta dallo Stato. Eppure, eppure qual è il problema oggi della giustizia? Uno dei problemi più grandi della giustizia è la sua lentezza, cioè il fatto che in Italia i processi durano troppo. Ma perché durano troppo i processi? Per una ragione semplicissima. Io prendo i dati 2018, che sono gli ultimi disponibili prima del Covid. In Italia al 2018 erano pendenti 5 milioni di processi. Cioè 1.500.000 processi penali e 3.500.000 processi civili, più i processi amministrativi. Va bene? Quindi. Significa che esistono 5 milioni di pratiche decise e gestite da circa 10.000 magistrati. Che cosa accade? Accade inevitabilmente che un processo civile, che poi il processo civile lo sappiamo è il processo per chiedere a un debitore 5.000 euro al giudice di risolvere la mia causa col condominio perché c'è un'infiltrazione d'acqua, quel processo finisce che dura 3, 5, 8, 10, 12 anni per un sol grado di giudizio e quindi la burocrazia, il sistema di funzionamento non fa ottenere i risultati che il cittadino dovrebbe ottenere. Il sistema della giustizia funziona male perché abbiamo troppi processi. Ma perché abbiamo troppi processi? Perché abbiamo troppe regole. Prendiamo anche qui un numero per capirci. Quanti atti normativi vengono pubblicati in un anno in Italia? Anche qui prendo il dato disponibile al 2018. Noi sappiamo che gli atti normativi in Italia non sono soltanto leggi, decreti, leggi e decreti legislativi, ma sono per esempio anche tutti gli atti amministrativi, tutti i decreti ministeriali, tutti i regolamenti, tutti i regolamenti comunali e provinciali, tutti i bandi, tutte quelle cose che finiscono in gazzetta ufficiale. Nell'anno 2018 sono state stampate in Italia 302 gazzette ufficiali. Noi sappiamo che la gazzetta ufficiale esce tutti i giorni salvo i festivi. Queste 302 gazzette ufficiali tutte assieme fanno 30.671 pagine, cioè quasi 31.000 pagine. Cioè se noi le stampassimo tutte fanno 80 kg di carta. Se invece mettiamo tutti i fogli uno dietro l'altro, riusciamo a fare con 31.000 fogli a 4, quelli delle fotocopiatrici, sapete quanto? 452 km, praticamente la distanza da Milano a Perugia. Tutta della Gazzetta Ufficiale di un solo anno e questa è soltanto la serie generale, perché poi la Gazzetta Ufficiale ha anche le serie speciali. La Corte Costituzionale, l'Unione Europea, le Regioni, i concorsi, esami, contratti pubblici, gli annunci e le inserzioni. Com'è possibile avere questo mare di carte? Questo perché? Perché nel tempo abbiamo creato. Troppi uffici, cioè, e troppe regole. Abbiamo spezzettato il procedimento proprio in nome della garanzia del buon procedimento. Abbiamo affidato a ciascuno il suo tempo della competenza. Ecco allora che nella frammentazione degli uffici e nello spezzettamento abbiamo questo numero di carte infinito e questo numero di carte deve essere ordinato e gestito da una serie di uffici, da una serie di uffici che a sua volta è frammentato. Tutto questo che cosa crea? crea confusione, crea confusione perché molto spesso le regole sono sovrapposte, stratificate e i cittadini non le capiscono. I cittadini non le capiscono, si crea difficoltà nell'applicarle e si crea contenzioso. Quindi, vedete, in burocratese il sistema si replica e si complica di volta in volta e spesso paga il cittadino e il cittadino aumenta sfiducia o voglia di cercare scorciatoie. Questo è il problema, che il cittadino diventa estenuato da tutto questo. Eppure il pubblico impiego, noi pubblici impiegati, perché anch'io da professore lo sono, siamo al servizio esclusivo della nazione. Ce lo dice l'articolo 98, ed è bellissimo in questo l'articolo 98, al servizio esclusivo della nazione, perché noi non siamo a servizio degli interessi di chi ha il potere oggi, del re, del principe, o di una regione, o di una zona, noi siamo al servizio esclusivo della nazione, dovremmo garantire l'interesse pubblico. In questo enorme modello di carte e di regole, garantire l'interesse pubblico diventa difficile. Ci verrebbe da dire, questo è un problema recente, è un problema nato nei nostri anni? Purtroppo assolutamente no. Perché? Perché il sistema delle regole e della burocrazia è un sistema che risale praticamente alla Rivoluzione francese e quindi al passaggio dall'assolutismo a un sistema. Invece di garanzia e di imparzialità, ricordiamolo e diciamolo: anche il sistema monarchico, anche il re aveva la sua burocrazia. Anche nella storia il diritto romano, gli egiziani avevano i loro funzionari e i loro burocrati che però non rispondevano all'interesse pubblico ma rispondevano all'interesse del re e quindi funzionavano in maniera differente proprio per questa strutturazione del potere. Oggi invece la pubblica amministrazione è a servizio esclusivo della nazione nell'interesse pubblico e quindi in maniera imparziale. Ecco allora che qui nasce la nostra burocrazia e pensiamo che il termine burocrazia è un termine che viene fondato e viene fondato in Francia addirittura già alla fine del Settecento, cioè appena inizia, appena inizia il modello di, funzionazione, di funzionamento burocratico in uno Stato repubblicano nasce la burocrazia. Vi leggo, vi leggo, vi leggo uno slogan politico. Vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e vogliamo la semplificazione della legislazione. Ripeto, vogliamo la riforma della burocrazia, degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione. Sembra uno slogan politico che può essere stato pronunciato nel 2021, nel 2022, no? Per esempio da Draghi, dal presidente Draghi, in uno dei suoi discorsi sul PNRR e il bisogno di sburocratizzazione. E invece pensate un po'. È un discorso, è una frase, uno slogan che risale a più di cento anni fa. Infatti, è una frase di Don Sturzo quando fonda nel 1919 il Partito Popolare e fa il famoso appello ai liberi e ai forti. Questo significa che già nel 1919 il nostro sistema e il nostro ordinamento, cento anni fa, aveva problemi radicati di burocrazia. Processi, riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari, ma anche semplificazione della legislazione: cioè troppe leggi. Tutto questo già allora creava un sistema poco trasparente. Infatti un'altra cosa di cui, di cui noi cittadini ci lamentiamo spessissimo è proprio la non accessibilità, la non conoscenza. Quante volte abbiamo parlato del diritto d'accesso, l'abbiamo visto anche nel procedimento amministrativo, no? che c'è il bisogno di accedere ai documenti, c'è tutta la procedura della legge 241 e poi c'è l'accesso civico. Ma sono queste cose nuove? Assolutamente no. Anche qui vi leggo una frase. Dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere casa di vetro. La casa di vetro, quante volte l'abbiamo detto, la pubblica amministrazione è casa di vetro. Questa frase è antica, già il fraseggio suona di antico ed è all'inizio del 1900 perché Filippo Turati, uno dei primi grandi socialisti, che in Parlamento, quando si parla del segreto di Stato, oppone proprio questo, cioè dice la pubblica amministrazione dovrebbe essere casa di vetro, la casa di vetro trasparente attraverso la quale guardano i cittadini, no? Questo è molto interessante, è molto interessante ed è un tentativo che adesso si sta facendo anche con internet, no? Dicendo facciamo tutto in internet così vediamo le cose come funzionano, non è facile, non è facile farlo in internet, non è facile il diritto d'accesso, lo sappiamo da pubblici funzionari quante volte è difficile avere l'accesso ai documenti amministrativi, per tutta una Serie di ragioni e tutta una serie di complicazioni. Basta, basta ricordare un esempio banale: io ricevo una multa, ritengo che quella multa sia ingiusta perché non ero in quella città, ad esempio, faccio diritto di accesso, devo mandare una PEC. Mi viene risposto dall'amministrazione e ovviamente mi viene detto che i documenti sono a disposizione. A quel punto, però, devo pagare un contributo perché sappiamo che per estrarre copia dei documenti io devo pagare. Quindi, da cittadino, devo andare a fare un bollettino, un bonifico e fare quindi l'accredito al comune che mi deve mandare quei documenti. A quel punto, da cittadino, mi dico: Ma io sto parlando di un divitto di sosta da 30 euro. Posso per 30 euro fare tutto questo per sapere veramente sui verbali cosa c'è scritto? La tentazione è quella di dire pago e basta. E questo è assurdo, perché anche qui ti crea sfiducia nello Stato perché il cittadino, una multa di 30, 40, 50 euro, preferisce addirittura pagarla pur di non infilarsi nella contestazione burocratica. Significa che uno Stato è che non funziona in questo, no. Casa di vetro riforma della burocrazia, problemi antichi che abbiamo ancora davanti e che la Costituzione non ha risolto, perché questo grande ingranaggio ci crea tutta una serie di complicazioni, ci crea tutta una serie di complicazioni dovute poi a questo funzionamento macchinoso degli uffici, che non siamo ancora riusciti a risolvere, anche se i pubblici impiegati sono tanti, perché noi sappiamo che i pubblici impiegati, ai dati 2016, sono 3.257.000, quindi tanti, eppure tante, tutti questi impiegati fanno poco. Fanno poco perché? Qui anche è una ragione storica che ha creato questo, perché molto spesso si viene assunti nella pubblica amministrazione eh, soltanto, soltanto per presentazione e amicizia. Avete sentito parlare tutti del manuale Cencelli? No, il manuale Cencelli che cos'è? È quella modalità di spartizione dei posti del potere fra i partiti. Tutto questo nasce nella cosiddetta prima repubblica, quando c'era la democrazia cristiana, i socialisti e i comunisti. Cencelli che cos'era? Cencelli era semplicemente il segretario di un notabile della DC di allora Sarti. Cencelli. Ci racconta nel libro che poi ha scritto, che poi è diventato in queste regole il manuale Cencelli, le regole su come veniva gestito il potere, che gran parte dei grandi ministri dell'epoca veniva assunto, gran parte dei ministri dell'epoca voleva diventare ministro delle poste. Perché? Perché voleva far assumere i postini. In fondo, allora era un modo per prendere voti, portare voti, dare il posto alle persone. E quindi era un modo anche per garantire alle persone di avere un reddito, in fondo facendo i debiti paragoni, somiglia a quello che poi è diventato il reddito di cittadinanza, che è un modo per garantire un'esistenza dignitosa alle persone in questi ultimi anni, però. Allora si veniva assunti nella pubblica amministrazione anche col diritto a non lavorare, solo ad esserci. Ma questa è storia, eh? io non sto facendo polemiche, non sto dando giudizi, è la storia di come ha funzionato la politica per anni, probabilmente in maniera giusta allora, perché fra gli scopi della politica c'era quella di trovare un posto di lavoro alle persone. Allora, che cosa è successo? Io conosco bene la pubblica amministrazione, lavorandoci e avendoci lavorato per anni, ma la conoscete anche voi, miei discenti e miei studenti, gli uffici. Sono pieni di personale anziano, stanco, demotivato, mal pagato, demanzionato e tutto questo non ti favorisce il buon funzionamento. Ora in questi anni, grazie anche al PNRR, in questi mesi, ci sono tanti concorsi di nuove assunzioni e quindi è importante avere nuovo personale, personale che sa più usare la nuova tecnologia, però oggi sappiamo che l'età media della pubblica amministrazione è addirittura di... 58 anni, quindi è personale non giovane, personale per anni maltrattato, male utilizzato che riesce poco a lavorare e ottenere i risultati. Ma è solo questo un aspetto: non è certo colpa dei pubblici impiegati, lo dico anch'io da pubblico impiegato tanti pubblici impiegati lavorano bene, benissimo, è il sistema che è diventato complicato, il sistema della burocrazia che rende scadente, scarsa la qualità dei servizi, non per colpa delle persone ma per colpa del funzionamento del modello. Perché il modello funziona male? Allora, ci sono troppe leggi, lo vedremo e lo vedremo bene, ci sono troppi enti, poi c'è la frammentazione delle competenze fra questi enti. Tante volte abbiamo sentito parlare di una conferenza di servizi a cui partecipano 10, 20, 30 enti. E quindi c'è tutta questa sovrapposizione di competenze. Poi mancano i sistemi di controllo di meritocrazia. Perché sappiamo che il funzionamento dell'amministrazione in fondo appiattisce tutti, tutti i dipendenti hanno lo stesso stipendio, non si riesce a valutare il merito ed ecco allora che viene favorito il formalismo. Addirittura sappiamo tante volte che l'importante è tenere le carte a posto ed è importante addirittura, e tante volte questo è stato denunciato, ci sono tanti articoli di giornale che lo raccontano, che... Molto spesso conviene non decidere, perché il funzionario che decide, il dirigente che decide, prende responsabilità. Chi invece non decide non prende responsabilità. Questo è assurdo, ma questo accade perché? Perché in questo sistema burocratico si privilegia il formalismo e nel formalismo viene privilegiato chi non decide. Questo è assurdo. Poi ancora, le decisioni sono troppo lente. Abbiamo già fatto l'esempio dei processi che durano troppo, ma anche il procedimento amministrativo dura troppo, l'abbiamo detto, noi siamo nell'epoca del digitale in cui i risultati vogliono... Vogliamo i risultati subito, e invece il procedimento amministrativo è lungo. Sappiamo che il termine ordinario è 30 giorni, ma quei 30 giorni, l'abbiamo detto nella lezione sul procedimento, spesso non vengono rispettati perché poi c'è tutta una serie di interruzioni, allungamenti, pareri e quindi il tempo è molto lungo. E poi, e poi. C'è un'altra questione, il tutto è ammantato dal burocratese, cioè da questa serie di linguaggi oscuri, di cavilli che aumenta la sfiducia del cittadino verso la pubblica amministrazione e rende il sistema oscuro. No? Che cosa accade? Accade che così la macchina burocratica diventa un potere e non fa funzionare le cose. I cittadini sono stanchi, i pubblici funzionari lavorano male e la macchina non funziona. Eh... Tutto questo favorisce il malfunzionamento. Tutto questo oggi però può cambiare. Può cambiare perché? Perché c'è il digitale, che è una grande risorsa che può portare a una pubblica amministrazione che funziona meglio. Anche questo lo vedremo nella parte finale di questa lezione. Allora adesso parliamo del fatto che esistono troppi enti. Perché esistono troppi enti? La moltiplicazione degli enti pubblici è dovuta al principio di separazione delle competenze. Perché ovviamente non ci può essere un solo ufficio che fa le pratiche del commercio. Quelle dei rapporti con gli affari esteri, quelli della polizia, quelli dell'igiene, quelli dell'istruzione. Quindi nasce naturalmente la divisione, ad esempio, dei ministeri, quindi di questi grandi centri di competenza che ognuno nella sua sezione fa funzionare e segue le pratiche di quella materia. Poi gli enti pubblici sono aumentati perché sono stati creati tutta una serie anche di aziende speciali, quelle dei trasporti quelle della produzione energetica, quelle dell'acqua, quelle dei servizi e quindi sono moltiplicati gli enti pubblici, anche perché molte competenze sono aumentate per gli enti pubblici. In fondo all'inizio l'ente pubblico, lo Stato cosa faceva? Garantiva l'ordine pubblico, doveva governare la liber le libertà fondamentali, quindi controllare la stampa, seguire il commercio, qualche autorizzazione, poi lo Stato invece... Si è complicato perché lo Stato ha cominciato a seguire l'istruzione, poi la sanità, che prima si chiamava igiene, e ancora lo Stato è com ha cominciato ad interessarsi anche della produzione economica. Quindi lo Stato ha cominciato a direttamente gestire ferrovie, trasporti, produzione di servizi, produzione energetica, creando tutta una serie di enti pubblici. Oggi in Italia gli enti pubblici quanti sono? Questa è una bella domanda, potrebbe essere una domanda da quiz, perché la prima risposta che ti viene è 100.000, 100.000. Eppure esiste un numero preciso. Esiste un numero preciso perché dal 2009 viene redatto annualmente l'elenco Istat. L'elenco Istat è l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, cioè tutti gli enti pubblici che gravano in qualche modo sul bilancio dello Stato. Questo modello produce ogni anno un elenco, l'elenco Istat, che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre puntualmente. Dall'elenco Istat 2019 gli enti pubblici sono 2199. Poi a questi si aggiungono gli enti territoriali, cioè i comuni che sempre al 2019 erano 7920, poi le 110 province, le 20 regioni. In questo modo si arriva a circa 10.000 enti. Ovviamente, questo numero di enti non è un numero esaustivo, anche perché esistono altre nozioni di enti pubblici, perché abbiamo gli enti del pubblico impiego, gli enti che sono organismi. Di diritto pubblico senza il codice degli appalti e così via quindi ma questo lo vedremo bene nella prossima lezione l'ottava lezione la nozione di pubblica amministrazione nel tempo si è complicata perché non c'è più una pubblica amministrazione unitaria proprio in quanto la pubblica amministrazione ha cominciato a operare sempre più iure privatorum nel diritto privato per cui abbiamo tutta una serie di enti che pur essendo enti di natura Pubblica, opera in diritto privato, per cui siamo arrivati comunque. Questo è il punto: ad avere 10.000 enti, sicuramente troppi. Questo ripeto, lo vedremo nella prossima lezione. E nella prossima lezione vedremo bene anche questo: che avendo troppi enti bisogna abolirli. E anche questa è un'operazione che negli anni si è spesso ripetuta. Dobbiamo eliminare gli enti inutili, sopprimere gli enti inutili e molti pensano che la soppressione degli enti inutili sia un tema recente dell'ultimo decennio, degli ultimi anni, invece delle spending review. Invece non è assolutamente vero, perché addirittura dal 1956 in Italia è stata emanata la prima legge per l'abolizione degli enti inutili. Si intitolava la legge numero 1404 del 1956, soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma, costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti, la finanza statale. È un tema incredibile, sono più di 50 anni, 60 anni, 70 anni che si aboliscono enti inutili eppure abbiamo ancora 10.000 enti pubblici in Italia. Ma questo lo vedremo meglio nella prossima lezione, quando parleremo della strutturazione della pubblica amministrazione. Quello che adesso ci interessa invece, qui, riguarda la burocrazia, è che questi troppi enti cosa fanno? Frammentano le competenze. Cioè, ci portano a competenze di, troppo divise, per cui servono troppi uffici per decidere su una sola cosa. In questo modo il procedimento e i tempi si allungano. Abbiamo detto che nella prossima lezione parleremo. Esattamente di quanti enti abbiamo e di come si struttura la pubblica amministrazione, ma qui stiamo raccontando del perché questi enti creano burocrazia, cioè creano complicazioni e lungaggini di tempi. Facciamo un esempio banale, cioè pensiamo che io voglio organizzare un mercatino di Natale, va bene? Io sono un genitore di una scuola e quindi avvicinandosi le feste voglio fare il mercatino dove i ragazzi vendono i loro prodotti, si fa qualche tombola, qualche riffa, si balla, si gioca. Una cosa semplice, così, una cosa di paese, senza nessuna pretesa. Per fare una cosa del genere, dovendo ovviamente occupare un suolo pubblico e dovendo fare determinate attività di rilevanza pubblica, quanti enti devo contattare e quante autorizzazioni devo avere? normalmente mi viene da pensare che mi basta contattare un ente che mi darà un'autorizzazione e invece no e invece no allora, innanzitutto, bisogna rivolgersi al comune, perché il comune è competente su cosa? Sull'occupazione temporanea di suolo pubblico, perché devo utilizzare ovviamente uno spazio, una piazza, qui mi serve ovviamente tutta una modulistica, devo anticiparmi almeno 30 giorni, aggiungere la planimetria, eh, calcolare la tassa, la TOSAP per l'occupazione del suolo pubblico. Aggiungere la marca da bollo, presentare la domanda. Poi, per esempio, dovendo occupare uno spazio pubblico, potrei dover richiedere di avere una deviazione della circolazione delle auto. Qui devo rivolgermi non al comune, ma alla Polizia Urbana. Sempre competenza della Polizia Urbana può essere un terzo adempimento di mio interesse, quello delle aree di parcheggio. Anche qui devo rivolgermi alla polizia urbana con una documentazione motivata e devo anche pagare l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Pensiamo che nel mercatino io voglia vendere cibi e bevande. Ovviamente è difficile pensare a un mercatino senza un po' di frittelle e qualcosa per i bambini, qualche succo di frutta. Una cosa semplice, che cosa devo fare? Devo fare una scia, quindi una segnalazione certificata di inizio attività. A chi devo farla? Al comune, ma anche alla ASL, perché devo dichiarare la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, e il rispetto alla conformità alla normativa igienico-sanitaria. Se voglio vendere anche alcolici mi serve un'altra normativa. Le cose si complicano se voglio vendere non prodotti preconfezionati e quindi imbustati o in lattina o in bottiglia, ma voglio preparare cibi freschi e bevande fresche. Ovviamente preparazioni semplici, perché se sono preparazioni complesse entra in campo poi la normativa professionale HCCP. La somministrazione di cibi semplici, quindi crepe, frittelle, carne alla griglia, polente, le tipiche cose da sagra, da festa, debbono avere una apposita segnalazione di inizio attività con un'aderoga al possesso dei requisiti professionali HCCP e devo garantire. Un locale di preparazione e coltura idoneo, un deposito separato, frigoriferi e congelatori, una zona somministrazione, la tipologia di stoviglie a perdere e la modalità di conservazione, il personale adeguato e attrezzato alla somministrazione e gestione dei cibi, l'approvvigionamento idrico, i servizi igienici per il pubblico perché devono essere in prossimità visto che c'è consumazione di cibo e bevande e lo smaltimento differenziato dei cibi. Cibi, ovviamente, dovendo fare tutto questo, forse è più semplice, semplicemente fare la scia al comune alle ASL per comunicare che io voglio soltanto e semplicemente vendere cibi confezionati e non freschi. Poi, per esempio, in un mercatino di Natale mi può venire voglia di vendere e far vendere prodotti natalizi. Cosa devo fare? Non devo rivolgermi a commercianti professionisti, ma devo limitarmi a quelli che sono definiti i hobbisti. Quindi gli hobbisti sono quelli che per esempio preparano a casa uh, le pigne colorate, le cose di Natale. Benissimo, in questo caso devo, cosa devo fare? Devo fare un apposito atto sostitutivo di notorietà perché a quel punto devo attivare la normativa sui mercatini e quindi devo dichiarare la tipologia degli intervenienti, i prodotti. Il fatto che sia un'attività di carattere occasionale, che non dura più di 30 giorni e che i prodotti devono essere di modico valore, nessuno deve valere più di 250 euro a pezzi. E comunque i ricavi devono essere certificati da ricevuta non fiscale, che garantisce che non si supera per ciascuno vista i 5.000 euro di ricavo annuo. E questo per quanto riguarda il mercato vero e proprio. Se poi voglio fare uno spettacolo, qualche spettacolo natalizio, qualche recita, anche qui serve tutta un'apposita comunicazione e normativa. Perché per gli spettacoli devo rivolgermi. Con una comunicazione di autorizzazione per la planimetria dei servizi igienici, la conformità degli impianti, la comunicazione alla SIAE del pagamento dei diritti, l'autorizzazione all'impianto di amplificazione. Devo rispettare i regolamenti comunali acustici e le zonizzazioni acustiche e devo avere anche una squadra antincendio e un, una squadra di primo soccorso. Uh, Ancora, potrei pensare nel mercatino di Natale di fare qualche manifestazione sportiva. Se è così, bisogna chiedere il patrocinio delle federazioni sportive competenti. Se poi, durante il mercatino di Natale... Si vuol tenere qualche conferenza, qualche dibattito, bisogna rivolgersi alla polizia, quindi questura carabinieri e polizia municipali per l'avviso di svolgimento di riunione pubblica. Anche qui c'è un'apposita modulistica. La sto facendo semplice e veloce. Se poi invece ci sono manifestazioni religiose nel mercatino di Natale, devo chiedere alle autorità religiose la partecipazione, ma anche per eventuali cortei o processioni al Comune e alla Questura le necessarie comunicazioni. Diventa complesso se voglio fare anche dei giochi di fuoco, quindi dei spettacoli pirotecnici, perché qui serve una specifica autorizzazione di cui sono competenti i vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo dell 57 del Regio decreto numero 773 del 1931. Per quanto riguarda invece l'applicazione di luminarie, e di luminarie natalizie, serve anche qui una DIA, una denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 46 del 90 sulla conformità dell'impianto elettrico al sistema. Ultima cosa che voglio fare nel mercatino di Natale ovviamente sono le tombole, le riffe, i giochi a premi. Anche qui serve una comunicazione alla prefettura, all'ispettorato compartimentale del Ministero dell'Economia, del MEF e al sindaco. Dobbiamo ricordare che la posta in palio non può superare i 51.000 euro per le lotterie e i 12.911 euro per le tombole, altrimenti il gioco diventa d'azzardo e servono comunicazioni differenti. Quando si fanno queste comunicazioni sul gioco bisogna allegare il regolamento del gioco e la cauzione mediante fedelezione sui premi da pagare. Bisogna anche ricordare che l'estrazione dei premi deve venire alla presenza di un incaricato del sindaco o di un notaio. Questo ce lo ricordiamo anche dai giochi televisivi. No, sappiamo che spesso nei giochi televisivi c'è il notaio, proprio per questa ragione perché la normativa sui giochi a premi vuole che ci sia una garanzia pubblica nella estrazione dei premi. Allora, finita questa premessa. Per organizzare il mercatino di Natale, ve l'ho raccontato rapidamente, cercando di raccontarvi i passaggi principali. Eh, probabilmente ho fatto qualche errore perché qualche normativa sarà cambiata o sarà stata aggiornata. Quanti enti devo coinvolgere e quante autorizzazioni devo avere? Devo coinvolgere 10 enti differenti per avere 14 autorizzazioni. Da cittadino mi viene a dire: vale la pena di farlo? Probabilmente, se posso, mi rivolgo a qualcuno e dico: guarda. Ti pago, pensaci tu, facciamo il mercatino, oppure eh, dovrò, non certo a novembre, ma un paio di mesi prima, iniziare tutto questo per fare il mercatino di Natale della scuola. È possibile che sia così complicato? Sì, è possibile che sia così complicato perché ovviamente eh, c'è l'intendenza di finanza, c'è il comune, c'è l'autorità religiosa, la federazione sportiva, l'AS, cioè ciascuno ha la sua competenza e io, cittadino, devo rivolgermi i vigili del fuoco a ciascuno per la sua competenza per avere la necessaria autorizzazione. Ovviamente questo rende la vita burocratica molto complicata. Questa è la burocrazia, il fram la frammentazione delle competenze e l'aumento dei tempi di decisione. Come si è cercato di semplificare tutto questo? Per esempio con lo sportello unico, cioè l'idea che ci sia un solo sportello a cui ci si rivolge. Voi che lavorate nei comuni lo sapete perché tutto questo nasce soprattutto dalla legge Bassanini del 1997 con il SUAP, lo sportello pubblico per le attività produttive. Cioè deve essere l'unico punto di accesso per i cittadini che debbano rivolgersi a un solo ufficio perché è quell'ufficio che dovrebbe dare tutte le autorizzazioni. Tutto questo però vale soltanto per le attività produttive. Non è attivo neanche in tutte le amministrazioni, ma eh, ci sono sempre delle parti che poi restano al di fuori dell'attività dello sportello unico, come le attività sanitarie o la materia edilizia. Però, che cosa accade? Che lo sportello unico il swap dove funziona? Non rende direttamente l'autorizzazione necessaria unica, ma frammenta a sua volta le competenze. Faccio un esempio paradossale, tornando al nostro mercatino. Ovviamente per il mercatino non è possibile utilizzare il SUAP perché non è un'attività produttiva, ma se io devo coinvolgere 10 amministrazioni, mi rivolgo al SUAP per la mia attività produttiva, a quel punto il SUAP cosa fa? Farà 10 copie di quella mia richiesta, la trasmetterà alle 10 amministrazioni competenti che poi daranno la risposta. Ovviamente tutto questo allunga i tempi. Se vi interessa andatevi a leggere la sentenza 376 del 2002 della Corte Costituzionale dove ci spiega proprio come funziona il SWAP 376 del 2002. Quello che la legge configura è una sorta di procedimento dei procedimenti, cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si corrono gli atti e gli adempimenti, facendo capo a diverse competenze, richieste delle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano in precedenza autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano atti istruttori al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento. La Corte Costituzionale cerca di spiegarci che c'è questa unificazione, ma sappiamo che l'unificazione non c'è comunque nei fatti perché il SUAP frammenta la competenza a sua volta fra le altre amministrazioni competenze. Non è il SUAP l'unica soluzione per cercare di unificare e sveltire i procedimenti. Da persone che lavoriamo nelle pubbliche amministrazioni sappiamo che esiste l'URP, l'URP ha una competenza differente, l'URP è ufficio relazioni col pubblico, l'URP è quell'ente, il portinaio, potremmo dire, della singola amministrazione che ci consente di entrare in contatto con la pubblica amministrazione e di venire a sapere quelle che sono le competenze all'ufficio. Cioè io devo andare al MEF, al Ministero dell'Economia, quando entro al Ministero non so dove rivolgermi, vado al l'ufficio relazioni col pubblico, l'URP del MEF, che mi spiegherà se andrà al Dipartimento Finanze, al Dipartimento Tesoro o così via. Sappiamo che esistono altri strumenti di unificazione delle decisioni, fra queste, soprattutto la principale è la conferenza di servizi. Stiamo parlando di conferenza di servizi, cioè stiamo parlando di strumenti di unificazione del procedimento, cioè per consentire ai diversi enti di esprimersi in maniera tempestiva e in maniera unitaria. La conferenza dei servizi è una parte del procedimento amministrativo, l'abbiamo già accennato, è un'idea che non nasce certo nel 1990 con la legge 241, ma nasce col procedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica, quindi nel 1962, cioè la conferenza di servizi, lo sappiamo lavorando nelle pubbliche amministrazioni, che cos'è? Uno strumento di semplificazione, cioè cerca di mettere allo stesso tavolo tutte le amministrazioni per decidere è uno strumento funzionale, non sempre, non sempre, perché basta vedere quante volte è stata modificata la normativa. La normativa base è l'articolo 14 della legge 241 del 1990, questo articolo 14 è stato modificato nove volte in questi 30 anni e poi sono stati aggiunti gli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, che sono tutte tipologie differenti di conferenza a loro volta modificate. Oggi la conferenza dei servizi ha sei tipologie. Quindi abbiamo la conferenza istruttoria, la conferenza preliminare, la conferenza decisoria, la conferenza obbligatoria in tema di project financing, la conferenza in forma semplificata e la conferenza semplificata asincrona, cioè con strumenti telematici. Tutta questa tipologia di conferenze dei servizi ci fa capire quanto è difficile far decidere in maniera unitaria alle pubbliche amministrazioni, anche perché noi sappiamo sui grandi procedimenti, tipo un procedimento ambientale, una bonifica ambientale, noi riusciamo ad avere coinvolte addirittura 15, 20, 30 pubbliche amministrazioni, possiamo contare decine di pubbliche amministrazioni. Il problema qual è? Queste amministrazioni devono decidere in maniera unitaria. Certo, questo sarebbe auspicabile, cioè che alla fine del procedimento si voti e si decide in maniera unitaria. Così non è perché, perché sono state create le amministrazioni dissenzienti e le amministrazioni di tutela, cioè chi non è d'accordo, soprattutto se presiede alla tutela di interessi ritenuti fondamentali come l'ambiente, l'ordine pubblico, la sanità, può far valere quel dissenso e quindi non rendere unitario il procedimento opponendosi allo stesso. In questo modo la conferenza dei servizi ad oggi. È una modalità di decisione semplificata, però comunque non riesce a raggiungere in tempi brevi la decisione. Questo lo possiamo vedere sulle grandi opere, lo possiamo vedere sullo Stretto di Messina, sul Mose di Venezia, cioè su queste grandi opere. Che sono enormi procedimenti amministrativi che durano 70 anni 50 anni nel caso del ponte di messina poi non è ancora realizzato ma anche nel caso del mose ci si è arrivati molto tardivamente e dopo più di 50 anni di attività e di progettazione pensate che il mose nasce nel 1973 come idea per salvaguardare la laguna e i progetti sono andati avanti dal 1975 per poi concludersi praticamente in questi mesi proprio per la difficoltà su queste grandi opere di mettere assieme tutte le pubbliche amministrazioni anche questa è burocrazia anche questo è il difficile funzionamento della pubblica amministrazione tutto questo ovviamente cosa ci porta poi ad allungare i tempi anche perché quando ci sono tutta una serie di interessi differenziati delle diverse pubbliche amministrazioni diventa ancora più difficile decidere proprio perché i tempi si allungano, non è l'esempio soltanto del Mose, ma è anche proprio l'esempio di tutti i problemi intricati, pensate all'Ilva, no, l'Ilva di Taranto, anche lì diventa difficilissimo decidere, perché? Perché c'è una serie di interessi, tutta una serie di interessi connessi, c'è l'interesse ambientale, l'interesse sanitario, l'interesse lavorativo, l'interesse produttivo, ci sono decine di enti coinvolti poi partono una serie di processi e di procedimenti e in tutto questo non si riesce a decidere, non si riesce ad avere una decisione. Anche su questo l'abbiamo detto, si è cercato di incidere con la legge 241 del 90 in tema di procedimento, ponendo un termine generale a 30 giorni. Questo termine è stato poi modificato a 90 giorni, riportato a 30 giorni, ma sappiamo anche che ciascuna pubblica amministrazione può determinare per ciascun tipo di procedimento un termine differente, un termine congruo rispetto alla complessità del procedimento. Sappiamo che in Italia abbiamo procedimenti che durano mesi e mesi, perché abbiamo procedimenti da 120-240 giorni, addirittura ad esempio il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana è un procedimento che arriva a 4 anni. Proprio per capire la difficoltà e la complessità in tutto questo, se volete per curiosità, basta andarsi a leggere un regolamento di un Ministero sulle tipologie di procedimento per andare a vedere tutta la differenziazione dei termini che abbiamo. Ho sotto mano ad esempio il regolamento del MISA, dello sviluppo economico, sui procedimenti amministrativi e abbiamo il procedimento sugli ascensori da installare in assenza di spazi di rifugio intestato in fossa 150 giorni il procedimento per l'assegnazione di radiofrequenza televisiva analogica 115 giorni, il procedimento di eliminazione di situazioni interferenziali nelle bande di comunicazione elettronica 180 giorni, il riconoscimento dell'idoneità all'impiego estrattivo di prodotti esplodenti 120 giorni e così via. Ogni ministero, pensate, ogni ente pubblico ha il suo elenco di procedimenti. E eh, di deroghe al termine di durata. Eh, prendiamo poi degli enormi procedimenti italiani tipo il condono edilizio. Sappiamo che il condono edilizio in Italia nasce nel 1985 con la famosa legge numero 47, il primo condono edilizio, poi c'è stato il secondo, il terzo condono edilizio del 1944, del 2003, sappiamo che dal 1985 abbiamo ancora procedimenti di condono edilizio aperti in decine, in migliaia di comuni, perché poi la competenza sull'edilizia, sull'urbanistica è comunale, in parte regionale, e tutto questo rende ancora più frammentato il procedimento. Pensare che ci sono domande di condono ancora aperte dopo 35 anni ci fa capire poi quanto è difficile far concludere un procedimento. Per la pubblica amministrazione stavo cercando di prendere i dati sul condono edilizio sul condono edilizio al 2019 pensate, erano stati presentati 15 milioni di domande dal 1985 al 2019, di queste 10 milioni di domande riguardavano il primo condono edilizio, eppure di questi 10 milioni di domande al 2019. Quindi prima dell'inizio del Covid c'erano ancora 4 milioni e 200 mila domande ancora da evadere, cioè significa che il 30% delle domande non era ancora stato evaso e non è stato ancora eh, valutato. Ovviamente è impensabile che un procedimento amministrativo possa durare 35 o 40 anni, ma questa è la burocrazia e questo è il difficile funzionamento della pubblica amministrazione. Questo lo sappiamo anche... Riguardo ai processi, sappiamo che della durata dei processi, ho già accennato in apertura di questa lezione, il processo dovrebbe avere una durata ragionevole. Questo poi c'è imposto non solo dalla Costituzione, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che stabilisce proprio la ragionevole durata dei processi. Che cosa accade? Che in Italia i processi durano troppo e troppo a lungo. L'Italia, dopo una serie di condanne da parte della Corte di Strasburgo, ha avviato la legge Pinto. Che non è un modo per sveltire i processi, ma è un modo per risarcire l'eccessiva durata del processo. E quindi sono creati successivi processi solo per far risarcire le persone che erano in causa per la durata eccessiva. Per cui la legge Pinto ci dimostra come spesso non riesce a risolvere la lunghezza del procedimento burocratico, ma semplicemente dai un risarcimento come palliativo dell'eccesso di durata della pubblica amministrazione. A questo punto abbiamo parlato dei troppi enti, abbiamo parlato del, dei troppi tempi, della lunghezza dei tempi, c'è il tema delle troppe leggi, delle troppe regole. Sappiamo che in Italia abbiamo più di 200.000 regole, anche questo è un numero incredibile, stiamo parlando come 200.000 leggi e atti a aventi forza di legge, che questo porta anche a una crisi della legge e a uno svilimento. Su questo lascio la parola alla professoressa Pistorio per un approfondimento che ci spiegherà proprio il problema delle troppe leggi e come di tutto questo incida sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Perché se noi abbiamo tutte queste leggi e poi abbiamo circa 500.000 regolamenti amministrativi, ovviamente questo renderà le regole meno certe. Una regola fondamentale dovrebbe essere proprio la certezza del diritto, in mancanza della certezza del diritto ovviamente diventa molto più complicato per decidere. Quindi ricordiamo che la pubblica amministrazione diventa burocrazia anche per questa ragione, perché ci sono troppe regole e quindi diventa difficile capire quale regola si applica. Vi faccio solo un esempio paradossale per capirlo, in Italia un tema di grande discussione negli ultimi mesi è stato quello del pane fresco. Perché? Perché si è discusso se il pane fresco sia una competenza statale o regionale. In che senso? Quando il pane viene messo in commercio può essere definito fresco. Andiamo al supermercato e troviamo la definizione pane fresco. Ovviamente questa è un'informazione importante per il consumatore perché il consumatore comprerà più volentieri un prodotto fresco oppure saprà che è un prodotto surgelato o decongelato o così via. Qual è il punto? Il punto è l'intreccio di competenze fra Stato e Regioni. Che cosa è accaduto? È accaduto che si discute se la definizione di freschezza del pane sia una parte di produzione industriale e quindi sia di competenza dello Stato oppure sia una parte, una materia che rientra nel commercio e come tale rientra nella competenza regionale. Sta di fatto che in Italia abbiamo un regolamento del Mise che è stato emanato dopo dieci anni sulla definizione generale di pane fresco dopo tanta difficoltà, ma abbiamo tutta una serie di leggi regionali che definiscono il pane fresco nella stessa giornata, dopo 24 ore, dopo 48 ore, dopo 72 ore. Ovviamente questo crea una grande confusione nei consumatori e nella produzione e tutta una serie di contenziosi. Questo ci fa capire che quando non c'è chiara individuazione delle competenze e troppe leggi, la burocrazia diventa veramente una disfunzione del sistema. Il problema della moltiplicazione delle leggi è una questione assai delicata e significativa che si sviluppa a partire dal momento in cui la legge perde... Il suo inconfondibile ruolo di tradizionale fonte per antonomasia. Sappiamo bene, infatti, come nel corso del tempo la legge eh, sia nata proprio per eh, garantire eh, i cittadini a fronte della componente garantistica che essa eh, riveste, dal momento che nasce con la separazione dei poteri e quindi l'attribuzione di un potere normativo ai rappresentanti del popolo. Questa componente garantistica mh, riconosciuta attribuita alla legge è ben presente anche in Costituzione, se pensiamo ad esempio al, uh, ai diversi tipi di riserva di legge, ovvero quell'istituto tramite il quale viene riconosciuta dalla Costituzione alla legge il compito di disciplinare una determinata materia, pensiamo ad esempio alle riserve assolute eh, in materia di libertà personali e quindi la limitazione delle libertà può avvenire solo ed esclusivamente con una, uh, una legge dei casi e nei modi previsti dalla legge, o riserve relative, riserve rinforzate. E insomma, in Costituzione è indubbiamente presente la componente garantistica che, risolve, che um, viene riconosciuta la legge. Ma allo stesso tempo in Costituzione diciamo che emerge anche in parte un impoverimento del ruolo della legge. Cioè inizia già sulla base di specifiche previsioni, di altri atti normativi, di altri tipi specifici di leggi, una sorta di crisi della legge. Questo è un fenomeno particolarmente importante e significativo dovuto all'interazione di tre fattori. Ovvero, oggi possiamo parlare di crisi della legge per tre cause, per tre ragioni. Anzitutto, la prima è dovuta alla scarsa... Se non pessima tecnica redazionale delle leggi. Secondo fattore che incide sull'impoverimento del ruolo della legge, sulla cosiddetta crisi della legge, è indubbiamente la moltiplicazione dei tipi di legge. Quindi non c'è una sola legge, ma una molteplicità di diverse tipologie. Terzo ed ultimo fattore che incide in maniera evidente sulla cosiddetta crisi della legge è indubbiamente l'aumento la, um, vertiginoso di atti normativi, che non sono solo leggi, per esempio decreti legge, decreti legislativi, e che incrementano in maniera significativa l'ambito uh, normativo e eh, contribuendo diciamo, ad, ad erodere quella che invece è invece la centralità della legge come atto che per lungo tempo ha rappresentato appunto l'atto per antonomasia. Procediamo con ordine e vediamo specificamente questi tre fattori che incidono sulla crisi della legge. Anzitutto, dicevamo, la scarsa, ehm, se non la eh, pessima tecnica redazionale delle leggi. Questo è un problema di particolare, evidente, di particolare evidenza e molto significativo, perché incide sia sulla ehm, diciamo, nella difficoltà di reperimento della normativa, ma proprio nella difficoltà. Di eh, comprensione della legge, una legge scritta male, è una legge che non arriva al cittadino, quindi incide su quella che è la certezza del diritto, sulla conoscibilità della legge, determinando delle conseguenze destabilizzanti per tutti i consociati. Questo problema è un problema molto oh, che affonda diciamo, le sue eh, radici in tempi antichi, tant'è vero che, ad esempio, la stessa Corte Costituzionale sul finire degli anni Ottanta. Ah, ehm, è dovuta intervenire a fronte di quello che era un evidente impoverimento da un punto di vista qualitativo eh, della legge, eh, intervenendo con la sentenza 364 dell'88 e andando a dichiarare con tale eh, decisione l'incostituzionalità dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Quindi è dovuta intervenire su quello che era il tradizionale canone dell'ignoranza legis non excusat, ritenendo che laddove la legge sia appunto incomprensibile, non sia scritta bene, non riesca a raggiungere ehm, i consociati, l'ignoranza sia inevitabile e quindi scusabile. Si tratta quindi di una deroga ad un canone tradizionale fondamentale esistente appunto come principio giuridico dell'ordinamento, che rende palese quindi quanto sia eh, importante e significativa la scarsa eh, qualità eh, redazionale delle leggi. Molti tentativi nel corso del tempo chiaramente di migliorare questo aspetto, per esempio anche con l'istituzione del Comitato per la legislazione presso la Camera dei Deputati o con la previsione di uh, strumenti per affinare le tecniche legislative, ma indubbiamente questo è un problema che tutt'oggi persiste. Secondo fattore che incide sulla uh, moltiplicazione delle leggi è indubbiamente uh, l'aumento la, um, diciamo significativo dei tipi di leggi che uh, contribuiscono a far perdere alla legge quella che è la sua originaria, inconfondibile unitarietà. Inizialmente esisteva solo un tipo di legge. Nel corso del tempo, in virtù anche di specifiche previsioni contenute nel testo costituzionale, noi oggi abbiamo una molteplicità di diversi tipi di leggi. Pensiamo, ad esempio, alle leggi provvedimento. Le leggi provvedimento hanno la forma delle leggi, ma il contenuto di un provvedimento, quindi un contenuto che non è propriamente normativo. O ancora le leggi meramente formali. Si tratta di leggi che hanno la forma della legge, ma alle quali non corrisponde un contenuto normativo. Per lo più sono uh, contenuti di controllo. Pensiamo ad esempio alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali oppure di approvazione di bilanci consuntivi, cioè si tratta di quelle tradizionali uh, leggi in cui, appunto, il contenuto normativo è soltanto un contenuto di controllo, in cui c'è quel necessario dualismo tra governo e Parlamento. Attraverso, il quale, quindi, eh, attraverso questi atti, quindi, il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti di ehm, decisioni poste in essere dal governo, che si estrinsecono poi in atti formalmente legislativi, ma non da un punto di vista sostanziale, perché il contenuto non è propriamente normativo, ma per lo più è un contenuto di controllo. O ancora, abbiamo delle leggi che si caratterizzano per delle significative varianti procedimentali. Pensiamo ad esempio a quelle che sono le leggi per ehm, la creazione di nuove regioni o la fusione di regioni già esistenti o ancora pensiamo ad esempio alle leggi ehm, per le quali è prevista la riserva di legge d'assemblea, prevista l'articolo 72, quarto, quarto comma, per esempio legge di delegazione, ovvero leggi per le quali è necessariamente previsto da un punto di vista procedimentale il rispetto della procedura ordinaria. O ancora abbiamo delle leggi che sono oh, cosiddette eh, tipiche proprio perché presentano delle caratterizzazioni che incidono sul contenuto. Per esempio, le leggi sottratte al referendum abrogativo ex articolo 75,2. Se pensiamo, ad esempio, in materia elettorale, sappiamo che eh, la legge elettorale può essere soggetta al referendum ma con alcune precisazioni, cioè soltanto in modo parziale in modo tale da evitare che l'abrogazione determina una paralisi del funzionamento del sistema elettorale, basato nel nostro ordinamento come noto esclusivamente sulla legge elettorale. Quindi delle eh, leggi cosiddette eh, atipiche proprio perché caratterizzate nel contenuto da specifiche peculiarità. O ancora abbiamo, ad esempio, le leggi quadro, le leggi cornice previste all'articolo 117,3 uh, nelle materie di potestà concorrente tra Stato e Regioni, in cui quindi lo Stato detta i principi fondamentali tramite uh, tali leggi, riconoscendo poi alle Regioni il compito di intervenire con una disciplina di dettaglio che sia conforme e coerente con le esigenze proprie di ciascuna realtà regionale. O ancora abbiamo delle leggi che sono specializzate cioè delle leggi che intervengono con un contenuto specifico, per esempio le leggi di semplificazione o ancora la legge comunitaria, poi sdoppiata con la legge 234 del 2012 in quella che è la legge ehm, europea e la legge di delegazione europea, ma sono delle leggi caratterizzate in maniera evidente da un contenuto specifico e quindi una serie di atti normativi che si affiancano a quella tradizionale legge. Considerato come atto posto in essere al contenuto dal Parlamento libero nel fine. Queste sono tutte leggi che presentano delle varianti procedimentali, contenutistiche, di controllo da un punto di vista, um, diciamo, contenutistico, che non hanno un vero e proprio contenuto normativo, che perciò um, arricchiscono quello che è il quadro. Del um, sistema normativo costituito dalle leggi. Non esiste più quindi un solo tipo di leggi, ma una moltiplicità di differenti tipi legislativi. Terzo fattore che incide sulla moltiplicazione delle leggi è dicevamo l'inflazione normativa, dovuta cioè ad un aumento vertiginoso di atti normativi anche diversi dalle leggi, per esempio i decreti legge o i decreti legislativi che sono atti equiordinati rispetto alla legge, quindi che, salvo alcune eccezioni, possono fare tutto ciò che può fare la legge, ma che incidono sul ruolo della legge, perché indubbiamente contribuiscono a quella che è l'erosione da un punto di vista quantitativo e qualitativo della legge. Da un punto di vista quantitativo, perché molto spesso decreti legge e decreti legislativi sono numerosissimi. E da un punto di vista Uh, qualitativo perché indubbiamente uh, contribuiscono a far perdere alla legge quella che era la sua la tradizionale diciamo funzione di atto possono essere dal Parlamento come organo uh, titolare del potere normativo con quella componente garantistica adesso uh, attribuito in quanto possono essere appunto dai rappresentanti uh, del corpo elettorale qualche numero per comprendere effettivamente quanto oggi Uh, in presenza di circa 200.000 atti normativi, uh, di anno in anno, di legislatura e legislatura, effettivamente vengono um, posti in essere sempre più atti normativi uh, sulla base di queste eh, diciamo, tre eh, patologie che incidono sull'aspetto um, sull quantitativo e qualitativo della legge. Ad esempio, nella diciottesima legislatura. E nel periodo in particolare che va dal 23 marzo 2018 al 15 gennaio 2022 abbiamo 254 leggi, ma di queste 254 leggi due sono leggi di revisione. 252 sono leggi ordinarie, ma di queste 252 leggi ordinarie, ordinarie ben 88 sono leggi di conversione dei decreti legge e altre 164 sono le leggi ordinarie. A questi atti normativi si aggiungono poi 126 decreti legge, 147 decreti legislativi e 14 regolamenti in delegificazione, per un totale quindi di 541 atti normativi, di cui però le leggi, appunto come atti liberi del fine, posti in essere dal Parlamento, sono circa un quinto. Ecco allora come effettivamente la... Uh, moltiplicazione dei tipi legislativi e indubbiamente la um, inflazione normativa di altri atti normativi come decreti legge e decreti legislativi incide in maniera significativa sulla produzione normativa, contribuendo a far perdere alla legge quella che è la sua originaria uh, diciamo unitarietà, ovvero sono diversi fattori che incidono e che determinano la cosiddetta crisi della legge. Abbiamo visto anche il problema della ipertrofia normativa, quindi del fatto che abbiamo troppe leggi, troppe regole, e di come questo rende il diritto incerto <coughs> e di come incida sulla burocrazia e sul malfunzionamento della macchina burocratica. Ma la burocrazia perché è così repellente per i cittadini? Anche perché spesso quando la burocrazia ti scrive, scrive: si fa riferimento alla nota a margine con cui codesto ufficio ha trasmesso, la nota con cui il signor richiede. E così via. Tutta una serie di parole oscure, tutto questo burocratese, tutto questo linguaggio difficile per i cittadini. Linguaggio anche qui condannato tanti anni fa da Calvino, nel famosissimo articolo del 1965 sull'antilingua, cioè sull'uso della lingua italiana non in maniera piana e comprensibile per i cittadini, ma in maniera oscura. Se volete andatelo a cercare, si trova facilmente su internet, l'articolo di Calvino. Si chiama però l'Antilingua ed è del 3 febbraio 1965. Ovviamente sappiamo che ancora oggi, malgrado tutta una serie di comitati di semplificazione, tutta una serie di comitati per l'uso di una lingua comprensibile, ancora oggi si scrive in burocratese. Gli uffici scrivono in questo linguaggio che rende per i, diffi per i cittadini difficile capire tutto. Ora, abbiamo analizzato il funzionamento della macchina pubblica amministrazione. Abbiamo visto che... La burocrazia funziona male, cioè la macchina dello Stato è diventata una macchina autoreferenziale, lenta, con troppi enti, tre tempi troppo lunghi, troppe regole che scrivono in un linguaggio poco comprensibile, tutto questo rende difficile per il cittadino interloquire con la pubblica amministrazione, sappiamo, abbiamo visto, e questo è un problema antico, abbiamo visto che già cento anni fa veniva chiaramente denunciato in sede politica l'esigenza di una riforma della burocrazia, sappiamo anche che per anni sono state tentate decine di riforme della pubblica amministrazione e della burocrazia da tutti i ministri che si sono succeduti, è possibile oggi ottenere questi risultati o dobbiamo perdere la speranza contro la burocrazia? Burocrazia, io penso ci sia una possibilità di risolvere la possibilità, qual è il digitale? Perché? Perché noi ci siamo accorti come il digitale ci abbia radicalmente cambiato la vita. Basta pensare al digitale che utilizziamo, per esempio, per gli acquisti online ad Amazon, per esempio, come ormai con una sola app si possa comprare praticamente tutta la merce possibile ed averla a casa il giorno dopo. Uh, è possibile. Pensare che la pubblica amministrazione ragioni in questo modo, cioè raggiunga dei risultati digitali per la fruizione dei cittadini. Il punto è quello, la fruizione dei cittadini, cioè il servizio al cittadino deve essere digitalizzato. Noi sappiamo che il digitale esiste in Italia già da anni, sappiamo che anche la pubblica amministrazione opera in digitale, tutti noi abbiamo la PEC al posto delle raccomandate, abbiamo la firma digitale. Qual è il problema per cui ancora oggi non funziona bene il modello? e che il digitale viene usato in maniera frammentata, cioè è ancora un digitale che trasforma il procedimento cartaceo e inserisce pezzi digitali. In che senso? Che io che devo fare l'accesso alla pubblica amministrazione, invece di mandare il modulo compilato a mano, posso mandare la PEC, però poi probabilmente quella PEC verrà stampata e protocollata dall'ufficio, poi mi, mi sarà dato un appuntamento, mi recherò fisicamente all'ufficio per estrarre copia dei documenti. Ovviamente, questo cosa significa? Avere trasformato un procedimento tradizionale che è in parte digitale e in parte invece ancora cartaceo. Questo, ovviamente, non è vera semplificazione, perché noi cittadini abbiamo bisogno di risultati fruibili immediati. Cosa bisogna arrivare all'app unica? cioè all'idea che ci sia una sola app in cui io cittadino posso dialogare con tutte le amministrazioni. Oggi sappiamo che abbiamo una serie di app delle singole amministrazioni, abbiamo quella del Comune, della Provincia, della Regione, poi abbiamo quella della Polizia, della polizia Municipale, poi c'è quella dell'ASL e poi c'è l'app del eh, Ministero dello Sviluppo Economico e poi c'è l'app degli esteri e poi c'è l'app per il passaporto e poi c'è quella dell'Inps e poi c'è quella dell'Università. Bisogna riunire tutto in un'app unica in cui si accede con un sistema unico. Sappiamo che a questo si sta cercando di arrivare con lo SPID, con la CIE, con l'identificazione digitale. Bisogna fare un unico modello, a quel punto, avere Amazon della Pubblica Amministrazione. In quel modo, cioè con un'app unitaria, si può garantire il servizio immediato al cittadino, efficiente e unitario. Ovviamente, tutto questo ha dei problemi di efficienza, di sicurezza, perché se qualcuno poi si impossessa della mia identità digitale da quell'app può entrare ovunque, ha dei problemi di efficienza, perché io è vero che posso depositare il modulo nell'app, ma devo avere il tempo in una risposta certa e ha tutta una serie quindi di problemi di messa in rete delle diverse pubbliche amministrazioni, perché tutte le amministrazioni devono avere l'app unitaria. È un obiettivo possibile semplificare la burocrazia prima cioè semplificarla solo con altre carte e altre leggi, altri regolamenti era difficile, oggi forse è un risultato possibile proprio perché abbiamo il digitale. Quindi dobbiamo augurarci che burocrazia nei prossimi anni non sia solo una parola deteriore, un modo per accusare il cattivo funzionamento della macchina amministrativa, ma diventi una burocrazia efficiente ed efficace che risponde a quei principi dell'articolo 97 della Costituzione, quindi buon funzionamento e imparzialità e che grazie al digitale riesca a fornire ciò che noi cittadini vogliamo cioè il servizio ai cittadini nell'interesse della nazione. Questa è la speranza per la nostra burocrazia.